versa il tuo brillare sul mio intelletto, disperdi l'oscurità che mi ricopre, quella del peccato e dell'ignoranza, concedimi una mente penetrante per capire, una memoria ritentiva, metodo e facilità nell'apprendimento, lucidità per comprendere e abbondante grazie nell'esprimermi. Guida l'inizio del mio lavoro, dirigi il suo progresso e portalo a compimento con successo. Questo chiedo attraverso Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, che vive e regna con te e con il Padre nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, ciao a tutti, adesso io sto andando a Villa Pace, la Villa Gentilucci, e poi reciteremo la Via Crucis. Ecco. Cos'è? Piove? Non piove? Cosa fa? Non fa niente, come sempre. Non fa niente. Guarda un po'. Qui vanno avanti i lavori. Vedi? Ci hanno fatto un orto. Adesso speriamo che non mi pizzica le zanzare tutto un continuo, perché è probabile che è pieno. Fammi vedere un attimo là, cosa mi ritrovo. Guarda, guarda lì. Le bottiglie di plastica, lattine, bicchieri del McDonald's. Guarda un po' chi qua, guarda che roba lì, ho tutto rotto. È un disastro se scale. Poi c'è da dire che questa qui di strada è stata asfaltata nel 2012. Adesso sarebbe ora un altro bel asfalto, una bella asfaltata, ancora una volta. Però la dovrebbero togliere e poi rimette l'asfalto per giusto. Solo che queste due strade, sia questa che quella, questa qui è stata fatta in un secondo momento, infatti è bella. Quella là ancora si mantiene bene. Altro. Comunque sarebbe da rifare tutte le strade di Castelfidardo. Queste strade qui che ti ho ripreso adesso sono abbastanza buone ancora, ma altre vie sono un disastro. Castelfidardo è proprio ridotto un disastro. Ce ne sono diverse de vie che lasciano a desiderare. Comunque oggi è il 15 di settembre 2023, pensa, che adesso non mi veniva più in mente il numero, la data. Ho rimosso il cartello di Villa Pace, Villa Gentilucci, è stato rimosso tutto, non c'è più niente. È peccato, è proprio peccato, un vero peccato. Guarda qui i fiori com'è caduti. Guarda com'è caduti a terra. Vedi, questo qui è il parcheggio dove durante il Covid venivo, parcheggiavo qui con la macchina e facevo le produzioni video. Pensa un po', durante il Covid io venivo qui, parcheggiavo e facevo i video, pensa un po' che roba. Dopo c'era un uomo che stava seduto in macchina pure lui, sentiva la radio e stava sempre lì con me, vicino lì, sentiva le registrazioni che facevo io e così è. Comunque le nuvole sembrano minacciose, però non fa niente, vedi? Vedi le nuvole? E poi guarda, c'è i lampioni 5G,
Te pensa, te rendi conto i lampioni wifi 5G? Non si erano mai visti proprio. Guarda, guarda che razza dei lampioni. Questi fanno una luce bianca molto brutta de notte, guarda. Guarda come fatti. Guarda tu che LED. LED brutti un bel po'. Dei lampioni piccoli piccoli, rincigniti, però fanno abbastanza luce, ma una luce bianca, una luce spenta. Una luce proprio che è molto spenta. Adesso io stamattina cammino abbastanza, però da qui a Villa Paci non è che c'è tanta strada. Non c'è tanta strada. Questa è la via dove porta nella strada dove io andavo a giocare con Marco, un amico mio d'infanzia, venivo sempre qua a giocare con lui. Venivo oltre con la bicicletta, che tempi d'oro, guarda, che tempi d'oro. Adesso invece guarda cosa ci ritroviamo. Quella volta non c'erano i pacchetti di sigarette, va, c'è pure le sigarette, vedi? Gli stronzi de merda. Nella strada è pieno di stronzi di merda. È pieno zeppo, va, pieno zeppo. E bisogna stare attenti un bel po', bisogna averci gli occhi dappertutto. Qui hanno fatto un cammino e buccati dentro qualcuno. Adesso io passo in mezzo a una strada di campagna. Cos'è? Piove laggiù? Laggiù pare che piove, ma non credo che piove. Ora un po', Regione Marche, centro pubblico di riproduzione della fauna selvatica. Divieto di caccia. Vedi, centro pubblico di riproduzione della fauna selvatica. Non lo sapevo, guarda, non l'ho visto mai col cartello. Ora un po' la Tesla bianca. Chissà di chi è, De Luca Violini. Forse De Luca Violini. Il dottore... era un amico mio nel 2012, erano i miei amici. È un dottore di internet, è un genio sul computer. Guarda un po' dove vado io adesso. Io adesso vado qui, vado giù tutto, vado giù. Devo stare attenti a guardare per terra, perché devo stare attenti a evitare gli escrementi, perché è pieno di escrementi, perché ogni famiglia, quasi ogni famiglia, c'ha da uno a tre cani. Te pensa, quasi ogni famiglia. Senti che puzza qui, oh. Cos'è? Hanno chiuso tutto. Hanno chiuso tutto, va un po'. Guarda un po' che roba qui. Hanno chiuso tutto qui, il sentierino l'hanno chiuso. Mi tocca a passare sopra, perché ho le gambe alte io, allora non è un problema. Pure qui hanno chiuso, ma te rendi conto che roba. Guarda tu, si fiori belli un bel po', si fiori blu. Guarda quanto è belli, io, mamma mia, quanto è belli si fiori blu. Che spettacolo, eh. Qua c'è l'altalena, anzi le altalene. Guarda un po', ce n'è due qua, oh. Oh, queste 9. Queste belle le altalene. Solo che basse, una volta erano più alte. Negli anni 80 erano più alte le altalene. Qui se sta bene. Lo scivolo sempre più piccolo. Qua sto palazzetto non si sa chi ci va. La fontanella tutta rotta, guarda. Ormai è 20 anni che è rotta. È tutta rotta, spaccata. Addirittura il pezzo sopra è stato proprio staccato da tutto il pezzo completo, vedi? Guarda che roba, porca miseria, tutto rotto, spaccato. Che disastro, è proprio un disastro. Dopo la mondezza, il verde non è curato, vedi che c'è tutta rubaccia dappertutto. Però quello che ho fatto vedere adesso, che avete visto, non è niente al confronto di Roma e delle città grandi. Nelle città grandi è proprio una discarica totale dappertutto.
io stavo a pensare, invece di andare laggiù, me potria mettere pure qui. Guarda, questo ha messo gli scatoloni per contro la grandine. C'ha paura che i grandina, vedi? Guarda un po'. C'ha paura. Potrei andare pure qui io, per fare la via Crucis. Non è detto che devo andare laggiù. Potrei andare pure qui io. Sì. Però non so dove impostarmi. Tanto senza tre piedi. Senza tre piedi dove posso andare? Dove posso stare? Dove mi posso mettere? Boh, non lo so. Non c'è un appiglio, non c'è niente. Invece laggiù a Villa Pace c'è l'appiglio. Qui niente, qui non posso fare niente. Ah, sì, c'è l'alberello, c'è un alberello. Guarda. Guarda un po'. Oh, adesso sì, vedi? Vedi dove posso venire io? Oh, cominciamo questa via Crucis. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù sì nella mia mente, Gesù sì nelle mie labbra, Gesù sì nel mio cuore. Amen. Uno dei mezzi migliori per unirsi alla passione del nostro Signore è la pia pratica della Via Crucis, tanto raccomandata dalla Chiesa. Non si tratta di fare un semplice ricordo delle ultime ore della vita terrena di Cristo, ma di apprendere a vivere la propria vita trovando forza nella vicenda dolorosa del Signore. Per compiere la Via Crucis è sufficiente visitare le 14 stazioni erette nella Chiesa meditando la passione del Signore, anche senza recitare nessuna formula. È opportuno celebrare la Via Crucis di venerdì per prepararsi alla Pasqua settimanale della domenica, in Quaresima per prepararsi alla Pasqua annuale. Nelle pagine seguenti, per ogni stazione, dopo il pensiero biblico, è riportato il testo classico di San Leonardo di Porto Maurizio, l'apostolo della Via Crucis. Sentiamo e ripetiamo insieme e facciamoci un segno di croce. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ti adoriamo, Cristo, ti benediciamo, perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. Preghiamo, Redentore mio clementissimo, eccomi prostrato ai tuoi santissimi piedi per meditare la tua passione. Pentito delle mie colpe, ti domando perdono con tutto il cuore e con tutta l'anima. Ti amo sopra ogni cosa, accompagnami, o Gesù mio amabilissimo, con la tua grazia illumina la mia mente, infiamma gli affetti, intenerisci, sicché meditando il penosissimo tuo viaggio al Calvario possa piangere i miei peccati. Per la tua passione e per il tuo sangue fammi degno dell'indulgenza concessa a chi compie questo santo esercizio in suffragio anche delle anime del purgatorio. Mettemoci i nostri cari defunti, eterno riposo dona loro, Signore. Risplende ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Fa che nella via della croce impari ad amarti per sempre. Amen. Stava la madre dolorosa in lacrime presso la croce da cui pendeva il figlio. Ora a me, quando leggo queste cose, mi viene da piangere. Santa madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Adesso arriviamo alla 14ª stazione. Non è il treno, non è la ferrovia col treno. È le stazioni della condanna a morte di Gesù. Senti la pubblicità. Fa passare sta pubblicità, dopo iniziamo, dai. Senti, le pubblicità non servono a niente nella vita. Cioè, nella vita questa, sì, tu sai del prodotto, lo vai a comprare, e è solo tutto commercio, capito? Se no finisce tutto. Una volta che finisce sta vita, le pubblicità te le sbatti. E invece la Via Crucis è una potente arma che indebolisce il maligno, lo indebolisce e lo allontana da noi, quindi ci fa comodo per sempre, per l'anima.
Ti adoriamo Cristo, ti benediciamo, perché con la tua santa croce redento il mondo. Dal Vangelo secondo Matteo 27, 23, 26. Pilato aggiunse: ma che male ha fatto? Essi allora urlarono: sia crocifisso. Pilato, visto che non ne otteneva nulla, anzi che il tumulto cresceva, rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso. Si crocifigga. Ho letto male. Chi è per chi? Gesù innocentissimo, per me peccatore. Ah, sentenza crudele, sentenza di morte spietata. Amabilissimo mio Gesù, tu vuoi morire per me e io con i miei peccati sono quel testimonio che ti accusa, quel giudice che ti condanna, ingrato che sono. Tu mi hai dato la vita e io ti trascino alla morte. Mi pento del mio peccato, lo odio, lo detesto, e poiché in pena di esso non mi è dato di morire con te sulla croce, dammi almeno il coraggio che piangendo e sospirando ti accompagna al Calvario. Ecco, adesso dobbiamo dire Padre nostro, Ave Maria e gloria al Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E la sua anima gemente, contristata e dolente, fu trafitta da una spada. Santa Madre, de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Stazione 2, seconda stazione. Gesù riceve la croce sulle spalle. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Giovanni 19, 16, 17. Allora Pilato consegnò Gesù ai giudei perché fosse crocifisso. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Cos'è? Ha cominciato a piovere. Senti un po' le goccioline d'acqua. Mio appassionato Gesù, già ti incammini al Calvario. Non ti bastano spine al capo, catene ai fianchi, flagelli, piaghe, sangue sul tuo corpo divino. Tu vuoi anche la croce, tu l'abbracci con tanta mansuetudine e io con tanta diligenza la fuggo. Tu sottometti a sì gran peso umilmente le tue spalle innocenti e io dal giogo, benché soave della penitenza, superbamente sottraggo le mie. Quanto son cieco, tu mi insegni a patire perché impari a salvarmi e io trascuro di salvarmi perché non intendo il patire. Mio caro Gesù, spogliami dell'amor proprio e se la croce è la sola via del paradiso, eccomi pronto ad abbracciarla. Soccorrimi con la tua misericordia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Oh, come triste e afflitta fu allora la benedetta madre dell'unigenito. Santa Madre, dai, canta pure tu. Che voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Terza stazione, Gesù cade la prima volta sotto la croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal profeta Isaia 53:3-4. Disprezzato e rietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosci il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e non ne avevano alcuna stima, eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori. Ahimè che vedo il mio amabilissimo Gesù caduto sotto la croce, disteso per terra. Angeli del paradiso, sostenete il vostro creatore e redentore mio. Ma invece degli angeli, gli arrabbiati manigoldi vi accorrono
e con pugni, schiaffi e calci orribilmente lo percuotono. E tu, mio caro Gesù, a tanti oltraggi soffri e taci. Io mi confondo in me stesso, vedendo che ad ogni leggerissimo male mi scuoto, ad ogni offesa mi risento, smanio, mi inquieto, me ne lamento. Pazientissimo mio Gesù, abbassa la mia superbia, concedimi la pazienza, sicché imitando te ti accompagni per il mio profitto alla morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Si è messo a piove, oh! Si è messo a piove, che bello, era ora. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Era angosciata e affranta la Pia Madre, mentre vedeva le pene del Figlio Divino. Santa Madre, de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Quarta stazione. Gesù incontra la sua Santissima Madre. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Luca 2:34-35. Simeone parlò a Maria, madre di Gesù. Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori, e anche a te una spada trafiggerà l'anima. Non bastava a mia gran confusione il vedere Gesù coperto di dolore in abito di peccatore, che vi si aggiunge anche la madre a rimprovero del mio peccato. Maledetto peccato, penosissimo incontro, afflittissima madre, nel tuo spasimo leggo la mia perfidia. So che a un incontro così doloroso la passione del figlio è la passione della madre. So che se le mie colpe trafiggono Gesù nel corpo, a te, o gran vergine, trafiggono il cuore. Ma so ancora che Gesù è la fonte delle misericordie, tu il rifugio dei peccatori. A te dunque, pietosissima madre, con le lacrime agli occhi, col pentimento nel cuore, umilmente ricorro affinché benigna mi impetri dal tormentato Gesù tuo figlio il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Niente, adesso mi sta bagnando tutto questa pioggia. Mi sta bagnando tutto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre in secoli in secoli. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. A chi non piangerebbe vedendo la madre, e chi non piangerebbe vedendo la madre del Cristo e così grande tormento? Santa Madre, de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Niente, adesso io non so dove andare, perché qui piove veramente, eh? Era ora che piovesse. Dopo si è affacciato uno dalla finestra, là mi stava a guardare. E niente, la videocamera si bagna e io devo ritornare a casa, vedi? Fortuna che non sono arrivato a Villa Pace, vedi? Però adesso piove troppo per ritornare a casa. Come si fa? Oh? Come devo fare? Dove devo andare adesso?
Devo andare sotto un albero. Devo andare sotto un albero. Qui invece piove. Qui invece piove. Eh sì. Invece piove, va. Invece piove lo stesso. Come si fa? Oggi che volevo scappare, non sono scappato mai sti giorni. È incredibile, guarda, è incredibile. Un po' piove bene, eh. Piove bene, piove. Niente. Niente, devo andare verso casa, va. Devo andare verso casa. E pazienza, se mi piove dentro la testa, pazienza. Cosa devo fare? Qui, invece, in questa pianta qui, è asciutto. Guarda un po' che belle foglie. Che fogliolone. Che fogliolone qui. Qui la faccio. Qui la faccio, sì. Mi pare però che la videocamera la bagna. La bagna la videocamera, mi bagna pure la testa. È incredibile, incredibile. Devo andare via. Devo andare via. Non c'è niente da fare. Non trovo luogo, non trovo. Non trovo un posto al coperto qui. Niente, devo andare via. Purtroppo devo andare a casa. Devo andare dentro casa, devo andare. Non c'è niente da fare. Tanto le foglioline prima o poi se bagnano negli alberi e se bagnano negli alberi dopo, vedi? Tanto quanto durerà mai sta pioggia? Di solito dura 10 minuti, nemmeno. Dura poco la pioggia. Mi tocca ritornare a casa, guarda un po', oggi l'unico giorno che volevo che mi è venuta voglia da scappare, che era ora. E na miseria, non c'è segreto, eh. Non c'è segreto. Adesso qui non c'è più la stradina. Vedi, per esempio, adesso a forza da piove le foglioline se bagnano sempre di più e dopo goccia nella videocamera, mi si rovina e la devo buttare via. Perché se piove un altro po', se piovesse un altro po' più forte, dopo mi bagna tutto, capito? Mi bagna tutto. Adesso c'è le goccioline fine fine, non è che fa proprio granché, alla videocamera, però non si sa mai, non si sa mai. Mi pare che pure potrebbe anche smettere perché il tempo è aperto, qua è più aperto, quindi potrebbe anche smettere, ma non si sa mai. Mi metto nel terrazzo, come sempre, e finisco lì la Via Crucis. Cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? Tutt'al più sti alberi qui, i pini, vedi che per terra è asciutto? Vedi? I pini, se c'era un pino là, mi mettevo sotto l'albero e mi copriva. Adesso devo stare attenti a non pistare gli escrementi, perché vedi qui per esempio, guarda, vedi gli escrementi per terra? È pieno, è pieno. È pieno di escrementi. Vedi per terra qui, guarda, guarda che roba. Due che pisto, fa bene la pioggia, capito? Che purifica, purifica e pulisce, perché se no c'è chiappo e mi sporco. Ho fatto bene, c'ho avuto un'illuminazione a non darcela giù. Se ci andavo diventavo un zuppo per quando andavo a casa. Mi inzuppavo proprio. Guarda che roba. Fitto, fitto, piove. Forse l'estate mi sa che è finita. Sarà finita l'estate. Boh. Perché qui non famo altro che no, le previsioni meteo, i meteorologi dicono sempre che è finita l'estate, dopo ritorna il caldo un'altra volta.
però lei non lo so se ritorna più. Tutto è possibile. Ecco, sono di nuovo un'altra volta nel parcheggio dove ci venivo quando c'era la quarantena. Adesso è prevista una nuova quarantena, staremo a vedere. Una nuova variante, un nuovo virus creato. Qua c'è le scuole Mazzini, le scuole elementari e le scuole medie. Le scuole, la scuola materna e la scuola media c'è qui. Dov'è che sono andato a scuola io? Senti che è pieno. È pieno, è pieno. Guarda tu, stamattina, che mattinata strana. L'obiettivo non l'ho raggiunto allora. L'importante è che non pisto in un escremento. Dopo, l'importante è quello. Vedi, già piove proprio fino, che sì e no, che si sente le cuccioline. Non è tanto, però prima pareva che pioveva tanto. Vedi gli escrementi lì? Praticamente la gente fa gli escrementi al cane e non tira su nemmeno, capito? Non li tira su. Perché tanto dicono che a Castelfidardo il verde è un macello. Non tagliene quasi niente, lasciane tutti i rifiuti a terra e quindi pensano che i cani, l'escremento non è un rifiuto, è solo un escremento che concima, ma nell'asfalto non concima niente. Guarda, un altro escremento qui, vedi? Dove meno te l'aspetti c'è gli escrementi, quindi bisogna stare molto molto attenti, vigilare per non pistare. Ecco, ed è già ha finito a piove, vedi? Ha finito a piove qui. Porca miseria. Ha finito a piove, oh. Ti rendi conto, ha finito a piove, ed è. Tutta sta allerta, tutto sta allarme. Devo aspettare sotto l'albero. La prossima volta aspetto. Intanto finisco questa via crucis. Guarda che escremento qui, guarda che roba, oh. Porca miseria, ce n'è un altro, è pieno di escrementi pure lì, oh. Apposta puzza che impesta sta strada, è piena di escrementi pure qui, guarda lì. È una miseria, incredibile. Quindi adesso continuiamo la via Crucis e nella quinta stazione. Guarda il sole, c'è il sole, è caldo e tutto. Quinta stazione, Gesù aiutato dal Cireneo. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Marco 15:21. Mentre conducevano Gesù al Calvario, costrinsero un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e Rufo, a portare la croce. Dunque, a sollevare l'affaticato mio Gesù, ci vuole la forza per costringere un uomo che porti la croce per lui. Purtroppo, intendo, sono io, quel Cireneo, il quale, non per volontà, ma per forzato, sostegno talvolta qualche croce che tu, mio Gesù, mi offri. Conoscente che sono, per i miei capricci, per il mio piacere, non temo stenti, non pavento pericoli, non stimo sudori. Per te, mio caro Gesù, tutto mi aggrava, tutto fuggo, tutto mi annoia. Quanto son tiepido, quanto son languido. Gesù mio, dammi un po' di fervore, anima il mio coraggio a patire con te, perché possa con te eternamente godere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, che sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Chi non si rattristerebbe contemplando la Madre di Cristo mentre soffre col Figlio? Santa Madre, de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Sesta stazione, la Veronica asciuga il volto a Gesù. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal profeta Isaia. Isaia 56. Ho presentato il dorso ai flagellatori, la guancia a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. A me quel sudario, piissima donna, a me consegnalo, fortunata Veronica. Voglio imprimere sul mio cuore il santo volto del tormentato mio Salvatore. Ma oh, me infelice, che essendo pieno di amor proprio e di ambizione, ho un cuore di sasso, incapace di sì santa impressione. Pietosissimo mio Redentore, crea in me un cuore nuovo, un cuore puro, contrito e umiliato, e su di questo stampa poi il santissimo tuo nome. L'eliambulanza. Prometto di amare te solo, mio Gesù, e di staccarmi da me stesso. Gesù sulle labbra, Gesù nel cuore, Gesù mia delizia, chiamerò in vita, Gesù mio conforto, chiamerò in morte, e nel nome di Gesù bramo ardentemente di spiare l'anima mia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per i peccati del suo popolo vide Gesù fra i tormenti, sanguinante sotto i flagelli. Senti che roba, oh, non se ne vuole più. Santa Madre, de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Settima stazione, Gesù cade la seconda volta sotto la croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal profeta Isaia 53:5-7. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Ecco il Re dei Cieli, il Creatore dell'Universo, un'altra volta disteso in terra sotto la pesantissima croce. Mansuetissimo mio Gesù, tu bagni con i sudori della tua fronte a capochino la terra, e io con la sua superbia contrasto col cielo, e sopra me stesso innalzato non so ricordarmi di non essere altro che vilissima polvere. Quanto son misero! Umiltà, mio Gesù, umiltà! Abbassa la mia alterigia, illumina il mio niente. Tu mi creasti di Creta, e io Creta devo ritornare. Ho già la morte alle spalle, e ho contro di me sempre il mio peccato. Misericordia, mio Dio, per le tue pene fa che io pianga le mie colpe. Dalla tua caduta fa che io impari a rialzarmi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Vide il suo dolce figlio morire desolato, finché emise l'ultimo respiro. Santa Madre,
che devo i fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Ottava stazione. Gesù consola le donne di Gerusalemme. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Luca 23:27-31. Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso le donne, disse: figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su di voi stesse e sui vostri figli. Perché se trattano così il legno verde, che avverrà del legno secco? Ti intendo, amabilissimo Salvatore, ti intendo, non sopra di te, ma sopra di me. Devo piangere amaramente, le mie lacrime accrescono il tuo dolore, se non sono lacrime di compunizione, di compunzione. Piangi dunque, mio cuore, piangi, non il tuo Dio va alla morte, ma il tuo peccato che ve lo conduce. Se sei ben crudele contro te stesso, se non sai col pianto cancellare il tuo fallo, sangue preziosissimo del mio dolce Gesù, intenerisci il cuore che non piange, illumina l'intelletto che non conosci, piega la volontà che resiste. Sì, mio Gesù, piango di cuore il mio peccato, lo piangerò finché avrò fiato, e prima di rinnovarlo perderò piuttosto la vita. Dona forza al mio pianto con la tua santissima grazia. O Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre, de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. O Madre, fonte di amore, fammi sentire il tuo dolore perché io pianga con te. Nona stazione. Gesù cade la terza volta sotto la croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua croce hai redento il mondo. Dal profeta Isaia 53:6-12. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di tutti noi. Egli è stato annoverato fra gli empi, mentre portava il peccato di molti e intercedeva per i peccatori. Gesù mio, mia vita, mia speranza, ti rivedo per la terza volta caduto sotto la croce. Non è il legno dell'antica roba. Aspettiamo un attimo un rumore. Ma è la mia ingratitudine che le dà il peso sterminato, sicché tu non la puoi sostenere. Le replicate mie cadute nell'abominevole peccato cagionano le tue. Quante volte ritorno dal peccato alla confessione e dalla confessione al peccato. Io conosco, sì, questo è l'enorme peso della durissima tua croce. Ma ora risolvo di emendarmi. Che sarebbe di me meschino se, tornando a cadere, tu non mi porgessi più aiuto a limitare te rialzandomi? Misericordiosissimo Gesù, sostienimi con la tua passione, coprimi con le tue piaghe, sinché non cada mai più in peccato, mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
fa che arda il mio cuore nell'amare Cristo mio Dio, così che io possa piacergli. Santa Madre, de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Decima stazione. Gesù spogliato delle sue vesti e abbeverato di fiele. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Giovanni 19:23-24. I soldati, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ora quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta ad un pezzo, da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: non stracciamola, ma tiriamo la sorte a chi tocca. Qual contrapposto è mai questo? Tu, mio Gesù, amore mio, spogliato delle vesti, piegato, io mollemente vestito, io insofferente d'ogni dolore, anche lieve, io cinto di delicatezze e di vanità, a te, dolce mio Salvatore, fiele che ti amareggia, a me piaceri e dolcezze che mi dilettano, tu delizia del paradiso, saziato di pene, io verme vilissimo di questo mondo, digiuno di penitenza. No, mio Gesù, non sia più così, troppo ti sdice che tu innocente soffra, e io colpevole goda qualche parte anche a me dei tuoi dolori prevenuti dalla tua grazia. E se a raddolcire quel fiele basta un po' di contrizione che fai l'anima mia, che non piangi? Sì, Gesù mio addoloratissimo, mi pento delle mie colpe e chiedo misericordia. Ti amo sopra ogni cosa. Diciamo insieme il Padre nostro, Ave Maria, gloria al Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre, de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Santa Madre, fammi la grazia di imprimere profonde nel cuore le piaghe di Gesù crocifisso. Undicesima stazione. Gesù inchiodato sulla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Giovanni 19:18-19. Giunti al Calvario, crocifissero Gesù e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce. Vi era scritto: Gesù il Nazareno, il re dei Giudei. Sei finalmente giunto, mio caro Gesù, al Calvario. Vi sei giunto, trascinato come vile malfattore, percosso con calci, tirato da funi, accompagnato per più ignominia da due ladroni. Che orrendo spettacolo, martellate e chiodi alle mani, colpi e chiodi ai piedi, spine acutissime al capo, trafitto un Dio su di durissima croce. Quanta confusione, quanto sangue, chi può contemplarti, o mio Gesù, e non sentirti spezzare il cuore per compassione? Permettimi, agonizzante mio Redentore, che a te mi accosti, poiché i miei peccati ti hanno tratto alla morte. Voglio baciare quella croce, ricoverarmi in quelle piaghe, abbeverarmi di quel preziosissimo sangue. Sangue e piaghe del mio Gesù, che mi avete redento, salvatemi, ve ne prego, salvatemi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Del tuo Figlio ferito che tanto patì per me, dividi con me le pene. Santa Madre, de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore.
12ª stazione. Gesù muore sulla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Giovanni 19:30-37. Dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: tutto è compiuto, e chinato il capo spirò. Poi uno dei soldati gli colpì il costato con la lancia, e subito ne uscì sangue ed acqua. Questo infatti avvenne perché si adempisse la scrittura: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Ecco, già immolata la vittima, già compiuto il gran sacrificio, già eseguita la volontà dell'Eterno Padre. Ecco il Figlio di Dio sull'altura del Golgota, confitto in croce, fatto spettacolo compassionevole al cielo, alla terra, agli elementi. È morto il mio Gesù, è morto. Quei lividi occhi santissimi, quelle labbra spiranti, quelle spine, quei chiodi, quelle piaghe dell'aperto costato, quel sangue, sono tutte fonti di misericordia, ma intorno a quelle croci io vedo, quella croce io vedo con la spada in mano ancora la giustizia. Me infelice, se ostinandomi nel mio peccato facessi vana l'opera della mia redenzione. No, mio Gesù, non mi lasciare patire dal Calvario senza imprimermi nel cuore l'amarissima tua passione. Fa che temendo la tua giustizia viva e muoia nelle tue piaghe, nella tua misericordia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Voglio piangere pienamente con te, condividere i dolori del crocifisso, finché avrò vita. Santa Madre, de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. 13ª stazione, Gesù deposto dalla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dalle Lamentazioni, Lamentazioni 2:13. Con che cosa ti metterò a confronto? A che cosa ti paragonerò, figlia di Gerusalemme? Che cosa eguaglierò a te per consolarti, vergine figlia di Sion? Poiché è grande come il mare la tua rovina, chi potrà guarirti? Madre Santissima del mio Gesù crocifisso, tu accogli nel tuo grembo, e se non muori di dolore, se l'amore non ti uccide, è perché Gesù non lo vuole. Due passioni acerbissime alla mia redenzione, patì il figlio, gli strazi del corpo, patì la madre, il martirio del cuore, e l'unico e l'uno e l'altro per me uomo, donna, ingratitissimo, infinita misericordia del mio Gesù, pietosissima vergine addolorata, vi adoro, vi ringrazio, quanto è stato crudele il mio peccato, carnefice del figlio, tiranno del cuore della madre. Madre Santissima, un bacio per me su quelle piaghe, su quella croce insanguinata. Io non ardisco di accostarmi perché il peccato mi rinfaccia, la mia ingratitudine. Dolente Vergine, intercedimi un vero pentimento e sia merito della tua protezione da penitenza mia, la mia eterna salvezza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io desidero stare con te al piede della croce e unirmi a te nel pianto. Santa Madre, de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. 14ª stazione. Gesù posto sul sepolcro. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Giovanni e Matteo 27:60. Giuseppe d'Arimatea chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodemo e portò una mistura di mirra e di aloe.
Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero in bende insieme con oli aromatici, come usanza seppellire per i giudei, e lo deposero in una tomba nuova fatta scavare nella roccia. Chi mi dà un fonte di lacrime onde pianga il morto mio Gesù e l'accompagni al sepolcro? Povero Gesù, a costo di tutto il tuo sangue hai redento dalla schiavitù dell'inferno un mondo intero, e all'infuori di poca gente non vi è chi bagni col pianto in segno di compassione la tua tomba. Quanta ingratitudine! Voglio io, amato mio Gesù, piangere per tutti la tua morte e detestare il peccato che ti tradì. Chiudo nel tuo sepolcro il mio povero cuore. Sì, mio Gesù, compi le tue misericordie. Fa che esso, purificato e santificato, risorga con te. E poiché hai incontrato volentieri la morte per mia salvezza, concedimi che io accetti umilmente la mia morte per amor tuo, affinché mediante questo sacrificio di umiliazione e di amore possa glorificarti in cielo per tutta l'eternità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi le rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quando il corpo morirà, fa che all'anima sia concessa la gloria del paradiso. Amen. Santa Madre, de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Ecco adesso un Padre nostro, Ave Maria, un Gloria al Padre, secondo le intenzioni del Sommo Pontefice per l'acquisto dell'indulgenza plenaria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti adoriamo, Cristo, ti benediciamo, perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. Prega per noi, Vergine addolorata, e saremo fatti degni delle promesse di Cristo. O Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello agli uomini Gesù Cristo nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato sino alla morte di croce, concedi a noi di avere sempre presente questa prova suprema di obbedienza, di amore, per partecipare alla gloria della sua risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ecco, e la benedizione scenda su di noi per intercessione del Patriarca Giuseppe, potentissimo, e poi per intercessione della Mamma Maria, sposa amatissima di Gesù e nostra madre, e poi per i santi gloriosi arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele. Gesù ci benedica e ci custodisca e ci liberi da ogni male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù sì nella mia mente, Gesù sì nelle mie labbra, Gesù sì nel mio cuore. E quando ci crediamo che è colpa di Dio tutto quello che capita, in realtà non è colpa di Dio. La causa è nostra, è di ognuno di noi. Fine. Ciao.